E con un ospite, abbiamo un gradito ospite, si tratta del dottor Luciano Moretti, coordinatore regionale, presidente anzi regionale del sindacato CIMO, il sindacato dei medici, un sindacato quindi di categoria. Intanto lo salutiamo, buonasera Moretti. Buonasera a lei e a tutti i vostri ascoltatori. Allora, noi abbiamo avuto modo mandare per radio la conferenza stampa che ha tenuto giorni or sono a Civitanova e abbiamo avuto molti apprezzamenti anche da parte degli ascoltatori, soprattutto di chi in questo periodo cerca di portare avanti la battaglia per la difesa dell'ospedale. L'ospedale Recanati, come tanti altri ospedali marchigiani, sono destinati, anzi già il processo è in corso, diventare ospedale di comunità, cioè non più ospedali, ma qualcuno ha detto, non ha torto, casse di riposo, perché sono dei ricoveri gestiti dai medici di famiglia, dei medici di medicina generale. Sentendo il suo intervento a Civitanova, è stato molto apprezzato questo suo modo, diciamo così, di affrontare il problema sanità, a viso aperto, senza timidezza, e quindi questa sera abbiamo il piacere di ospitarla nella nostra radio per poter parlare di sanità, perché questa sanità si sta evolvendo in questa maniera nelle Marche, anzi per molti è una involuzione, visto che i servizi si riducono, c'è molto disorientamento da parte del personale, sia medico che del comparto, sono coinvolti medici di famiglia che non si sa che cosa dovrebbero fare, se ne hanno le competenze. Che cosa ne pensa Moretti? Ma lei, diciamo così, ha messo molta carne al fuoco. Ce la mangiamo tutti. E il problema, quando si affronta un argomento così delicato come quello della sanità, bisogna cercare di, come dicevo anche l'altro giorno, di spezzettare il problema in piccole parti per renderlo comprensibile alla gente. Noi veniamo da una riforma che ha fatto la Regione Marche con una decisione che si chiama delibera numero 735. La delibera 735 della Regione Marche la fece Mezzolani, che era un assessore del PD, e la fece scrivere al suo direttore del servizio salute, che si chiamava Piero Ciccarelli, il quale, guarda caso, è proprio uno delle vostre parti. Sì, ha gestito l'Assur 9 di Macerata per parecchio tempo. Non solo ha gestito l'Assur di Macerata per molto tempo, ma non ha mai chiesto l'ospedale unico per Macerata quando era direttore della zona 9. Se l'è ben guardato di chiedere l'ospedale unico, ma ha fatto di tutto per distruggere gli ospedali che stavano intorno, sia quello di Camerino che quello di Civitanova. Quindi, quando lui ha fatto la 735 e ha proposto questa soluzione di chiudere i posti di lungo degenza, si chiamano LDA, Livorno, Domodossola, Ancona, LDA, sì, sono i posti di lungo degenza che c'erano negli ospedali di Recanati, di Tolentino, di San Severino e via di seguito. Il suo progetto è stato quindi quello di togliere i posti letto per acuti dagli ospedali piccoli, limitrofi,
e di lasciarci i reparti di lungo degenza. Anzi, lui aveva raccontato ai sindaci che questa cosa sarebbe stato molto meglio, perché avrebbe fatto sì che l'ospedale di Recanati, di Tolentino, di San Severino, di Matelica, di Treia, di Sasso Corvaro, di Cagli, di Pergola, di Fossombrò, sarebbero stati potenziati. Invece cosa è successo? È che a questi ospedali, con l'appoggio e la firma di tutti i sindaci dell'area vasta 3, o meglio, con l'appoggio della maggioranza di tutti i sindaci dell'area vasta 3 e con l'appoggio del presidente della conferenza dei sindaci dell'area vasta 3, hanno firmato la riforma sanitaria che praticamente chiudeva gli ospedali di Tolentino, Recanati e San Severino. Quindi quello che sta succedendo adesso non è altro che la conseguenza di quello che aveva deciso l'assessore Mezzolani, il Partito Comunista, e il dottor Ciccarelli. Quando ci sono state le ultime elezioni regionali e si è presentato il buon Luca Ceriscioli, se vi ricordate, quando è andato in giro a fare la campagna elettorale dalle vostre parti, nell'area vasta 3, ma anche nelle altre parti, era accompagnato da uno che era il segretario del PD, uno che si chiamava Comi. Lei la presenti chi è? Sì, penso che si chiami ancora Comi comunque. E dove abita Comi? A Tolentino? Ma guarda un po', ma guarda caso. E Comi era quello che si era candidato sindaco a Tolentino? Sì, lo confermo. Lo confermo. Ed è quello che ha preso la inchiappettata? È stato, diciamo così, bocciato dall'elettorato. Ah, ho capito. Bene, questo nuovo segretario del PD, perché sono loro quelli che fanno queste genialate, che si inventano questa sanità creativa, io la chiamo la sanità creativa, no? Quando si è presentato questo Ceriscioli, che è uno di Pesaro, che io conosco molto bene, hanno cominciato a parlare di discontinuità con la vecchia impostazione nella sanità, se lo ricorda lei? Come no, molto, parlavano molto di discontinuità. Di discontinuità, sì, è vero. Ma tutti sono saliti sul carro di Ceriscioli e da Legnani che erano, da Bersagnani che erano, sono diventati tutti renziani, tutti. Pochissimi sono rimasti nella minoranza del PD. E tutti quelli che sono saliti sul carro di Ceriscioli erano quelli che avevano creato lo sfacelo con Mezzolani. Cioè Ceriscioli ha tenuto come responsabile della sanità lo stesso Ceccarelli che aveva tenuto Mezzolani. Ora lei capisce di che cosa vi lamentate voi? Cosa andate a cercare adesso? Cosa piangete? Beh, quando avete votato uno che si è tenuto Ciccarelli? Cosa vuoi che facesse Ciccarelli? Ha continuato a fare quello che gli era stato detto che doveva fare in precedenza. Ma veniamo all'essenziale. Non esistono più i punti di pronto intervento. Voi non ve ne siete accorti? Un attimo soltanto, perché è molto interessante quello che ci dice Moretti. Vorrei semplicemente fare una domanda sulla lungodegenza. Io ricordo che la lungodegenza, così almeno ce la spiegò appunto prima Mezzolani, ce la spiegò Ciccarelli, ce la spiegò anche che era la vostra istituzione. Serviva semplicemente per
accogliere tutti i pazienti post acuti che sarebbero giunti dagli ospedali più grandi, Civitanova, Macerata, che quindi diciamo così si liberavano di questi soggetti facendoli portare in cura, mandare in cura in questi ospedali diciamo così un po' più periferici rispetto a loro, appunto Tolentino, Camerino, Recanati, San Severino. Adesso che non l'hanno fatti, ecco, non l'hanno fatta la lunga degenza. Sì, ma adesso che la chiudono. Questi post acuti che adesso hanno tolto la lunga degenza, ritornano a Macerata e Civitanova? Esatto. E dopo che fanno? Cioè, Macerata e Civitanova. Ma ce l'hanno i posti, la capacità di gestire tutta questa massa di acuti e post acuti? Ce l'ha Macerata o Civitanova la possibilità di gestire? No, non c'ha né la capacità di gestire gli acuti. Se lei per caso fosse andato qualche volta a guardare il pronto soccorso di Civitanova e di Macerata, avrebbe trovato una struttura che non c'è nemmeno nel Congo, che non c'è nemmeno nello Zaire. Siete ridotti ad avere i genti sulle barelle per 2-3 giorni, come in Africa. Non rispettate le più banali norme di sicurezza, non rispettate le più banali norme di accreditamento delle strutture pubbliche, non avete le guardie notturne radiologiche per fare le lastre. E se non avete la guardia notturna per fare la lastra, la gente aspetta. È vero. Lei lo capisce quello che sto dicendo? Perfettamente, guardi, perfettamente. Se lei vuole risparmiare e non mi assume il personale del pronto soccorso, della cardiologia, della rianimazione, della medicina e della chirurgia, come fa a tenere le persone 2-3 giorni nei posti letto per acuti e poi mandarli sulla lungodegenza? Non ce la fa. Quindi i posti letto di lungodegenza sono occupati da pazienti acuti. Quindi voi avete, con la soluzione proposta dal PD, chiamiamolo così, non solo peggiorato la lungodegenza, che non ce l'avete più, ma avete peggiorato anche la situazione degli acuti. Sai chi sono gli acuti? Certo. Sono quelli per cui dicevano che l'ospedale Civitanova era vocato all'emergenza urgenza perché stava vicino alla costa. Ma se non gli dai l'organico, non gli dai personale, non gli dai posti letto, non gli dai le strutture, che urgenza e emergenza vuoi che faccia Civitanova? Quando prendete i medici dell'ospedale di Civitanova e li mandate a fare l'assistenza a Recanati, cioè, lo riesci a capire quello che dico? Sì, riesco a capirlo benissimo. Se tu fai questo per fare contento il sindaco di Recanati, così lui può dire alla sua popolazione che il suo ospedale di Recanati ha ancora la scritta sul muro ospedale, ma dentro non è un ospedale, lei capisce che si sta mentendo alla gente. Ma non hanno finito, perché peggio sta arrivando. Hanno comprato con soldi pubblici paginate e paginate sul Corriere Adriatico. Non l'avete visto voi? Sì, purtroppo l'abbiamo visto, sì. Sì. Hanno speso fior di soldi. Nuovi ospedali di comunità nelle Marche, la gestione di assistenza primaria e urgente.
la sanità è sempre più vicina ai bisogni delle persone, migliora l'assistenza attraverso una nuova organizzazione dei presidi sanitari in ospedali di comunità, operativi 24 ore su 24 ore, nel cui interno si trovano i punti di assistenza territoriale, PAT. Ma lei sa cosa sono i PAT? Sono i punti di accoglienza territoriale che sostituiscono i punti di intervento. Ma io non lo so, io non l'ho trovato scritto mai da nessuna parte. È vero, anche... i punti di assistenza territoriale, dove li ha trovati scritti? Se lo sono inventato l'acronimo. Se lo sono inventato, perché non c'è mica qualche determina, non c'è mica una delibera di giunta. Quando dicono che viene attivato il PAC, all'interno del quale si garantisce l'assistenza con accesso diretto, stanno raccantando una bufala. L'accesso diretto è quello che avviene, che uno va senza impegnativa, e senza impegnativa, lei lo sa benissimo, si va al pronto soccorso. Ma il PAC non è un pronto soccorso. Ha capito cosa sto dicendo? Sì, lo sto seguendo, perché hanno scritto che l'assistenza primaria con accesso diretto per una risposta rapida per le problematiche di bassa gravità. Ma chi lo decide qual è la bassa gravità? Il medico di famiglia? L'ammalato? L'infermiere? E poi che cosa trovano nel PAT? Trovano i medici di famiglia. Sì. Trovano i medici che fanno la guardia di notte. Trovano i medici dipendenti del 118. Non trovano i medici ospedalieri, Non possono trovare i medici ospedalieri, non l'hanno mica scritto. Non trovano il medico dell'ospedale, mi capisci? Sì, perché sì. Il PAT non è una struttura ospedaliera. È una struttura appunto territoriale. Leggevo che... Ma se è territoriale, non ha un primario, no. Non ha un aiuto, non ha un assistente. Ha un medico del distretto, un medico dipendente del distretto, che risponde al capo del distretto, non risponde al primario della chirurgia, della medicina, dell'otorino, dell'oculistica. Mi capisci quello che sto dicendo? Sì, perfettamente. Ma è possibile che i sindaci queste cose che io dico così banali non le sappiano, secondo lei? Secondo lei le sanno? Certo che le sanno. Ma non le vanno a raccontare a Ceriscioli o a Comi, mi capisci? I loro comandanti, dei vostri sindaci, si chiamano Ceriscioli e Comi. E Marini. Marini è un tecnico dell'ospedale, non è il loro comandante. Cioè, io non è che voglio prendere le difese di Marini, o voglio accusare Comi, o voglio accusare i sindaci. Cerca di capirmi. Io sto cercando di fare informazione. Io sto cercando di spiegare a un povero Cristo, a un cittadino marchigiano, quello che gli hanno apparecchiato sulla tavola. Gli hanno scritto che ci sono gli ospedali di comunità, ma gli ospedali di comunità non esistono. Il decreto ministeriale 70 per ospedali di comunità intende veramente gli ospedali di comunità, quelli di comunità che sono in zone disagiate, cioè tipo come potrebbe essere Amandola, San Severino, Camerino, Urbino, Pergola. Recanati non è un ospedale in una zona disagiata. Siete a livello del mare.
O sbaglio? Quindi hanno, diciamo così, preso in prestito un termine in maniera inappropriata. Hanno preso un termine inappropriato, parlano di ospedali di comunità. Ma in realtà non sono ospedali. Dentro non ci sono, non c'è personale dipendente ospedaliero. Sì, sì, ma infatti è così. Ci sono medici dipendenti. Infatti, se tu guardi bene sulle pagine del giornale, scrivono presenza del medico dipendente. Mi dici chi è il medico dipendente? Qual è il termine per definire un medico dipendente? Beh, medico dipendente è anche il medico ospedaliero. No, non solo l'ospedaliero, può essere anche quello che lavora nel distretto. Nel distretto, certo. Anche quello che sta nel poliambulatorio. Certo. Ma quello col cacchio che ce lo vogliono mettere. Loro vorrebbero mettere quello ospedaliero che è capace di curare la gente. I medici di famiglia non vogliono mica andare nei PAT, perché dopo gli tocca curare la gente. E con che cosa la curano? La guardano negli occhi? Allora che futuro hanno questi PAT? No, ma io non ti sto dicendo del futuro, cioè no, tu mi devi dire e devi rispondere a questa domanda, perché io pongo la domanda a te e al cittadino. Sì. Ma il cittadino si vuole far curare dal medico di famiglia o si vuole far curare da un medico specialista competente dell'ospedale, secondo te? Beh, è una domanda. Quando va nel PAT o nell'ospedale, secondo te chi cerca? Cerca già il medico di famiglia, perché va al PAT? Ragiona. Appunto, io penso che un cittadino abbia tutti i diritti di farsi curare da un medico specialista o che comunque abbia. Ma se nell'ospedale di comunità di Matelica ci scrivi che ci sono le cure intermedie che sono territoriali, come Recanati, e le cure territoriali le fanno quelli del 118, le fanno i medici di famiglia. Sì, sì. Ah, Recanati funziona così adesso. Ho capito, allora perché mi rompi le scatole a me? Tu mi dici che fai un ospedale di comunità a Matelica in via Largo Europa 16, Matelica 62021, tipologia, cure intermedie, RSA, riabilitazione estensiva, presenza del medico dipendente. Per me presenza del medico dipendente è quello del distretto, è quello del 118 che ha un contratto di dipendenza. Integrazione con gli ambulatori dei medici di medicina generale, non c'è mica ospedaliero. Pediatri di prima scelta, non è mica ospedaliero. Medico di continuità assistenziale, questi sono quelli che fanno la guardia di notte per i medici di famiglia. Ambulatorio infermieristico, ci hanno messo l'infermiere, bene! Di giorno, sì. Quindi la gente va dove c'è l'ambulatorio infermieristico. Poi ci sta il mezzo di soccorso avanzato, cioè quelli del 118 che hanno l'ambulanza, no? Il punto di prelievo. Non so se lo. Ci sono tutti gli specialisti ambulatoriali che fanno l'ambulatorio di giorno. Ma di notte chi c'è? C'è il 118. Sì. E il medico. E allora di che cacchio stiamo parlando? La gente. Perché dobbiamo spendere pagine di giornali sul Corriere Adriatico scrivendo che siamo sempre più vicini ai bisogni delle persone? Migliora l'assistenza. Perché io scriverei peggiora l'assistenza. La nuova organizzazione dei presidi sanitari in ospedali di comunità operativi 24 su 24, non ci sono i medici ospedalieri. Non rompete gli zebedei. La gente deve sapere che se va lì il 118 lo carica su e lo porta a Civitanova o a Macerata o a Camerino. Questo è quello che è.
Moretti, io l'ho chiamata apposta perché ero rimasto impressionato. No, ma io sto facendo l'analisi logica. Appunto, siccome è di una chiarezza splendida, perché fa capire a chi non ha mai neanche affrontato minimamente, o comunque non è un addetto ai lavori, o non è neanche un cittadino ben informato, ha illustrato benissimo la situazione che il cittadino si deve aspettare da questi ospedali di comunità, senza un servizio di lunga degenza. Hai presente il Corriere Adriatico di venerdì 16 dicembre? Adesso sotto mano non ce l'ho comunque. No, ma tu siccome c'hai una televisione, c'è una radio. Comunque sì, abbiamo anche un sito web, anche un sito web televisivo. Il sito blog, il blog. Anche il blog televisivo, sì. Bravo. Prendi la pagina, metti la radio, c'è scritto presa in carico immediata delle problematiche di media e alta gravità con trasferimento nelle sedi ospedaliere. Ma scusami, ma mi fai l'analisi logica di quello che ci sta scritto? Cioè, riesci? Siccome io sono anche un giornalista, sto cercando di fare la traduzione, lo spilling, per quello che sta a Filottrano, quello che sta a Montefano, non so se mi sono, quello che sta a Caldarola. Siccome io sono originario di lì, perché sono nato a Camerino, a me mi piange il cuore di vedere le cazzate che scrivono sui giornali, non so se ma è italiano, preso in carico con trasferimento nell'ospedale più adeguato. Cosa vuoi che i sindaci, cosa stanno cercando? L'hanno firmato loro questo, non è che l'ho firmato io, non li ho votati, io non ho votato Ceriscioli e Cogni, ma hai capito? E questo si era capito molto bene, sin dall'inizio. Cioè, voglio dire, cosa volete da me? Cioè, sono tutti arrabbiati con noi, perché noi diciamo la verità, no? Cioè, Mazzoni è arrabbiato con me perché dico le verità, ma io non ce l'ho con Mazzoni, io non ce l'ho con nessuno, io prendo atto di quello che scrivono, e siccome scrivono delle cose senza senso, faccio degli esposti alla Procura della Repubblica. Ma io mi chiederei, ma il Procuratore della Repubblica ce l'abbiamo noi? Oppure anche il Procuratore della Repubblica è amico degli amici? Perché dice questo? No, il medico che sta a Recanati per caso, no? Per caso, Ma, insomma, non si può intervenire? Non è il caso di indagare, cioè dobbiamo aspettare che crollino le scuole per accorgersi che non era la norma? O che magari ci scappi il morto per accorgersi che questi non sono luoghi di cura? Se la guardia di notte ti tocca prendere i chirurghi di Recanati e mandarli a Civitanova a operare, ma ti rendi conto? E lo spacci come il meglio del meglio? Questo è successo nel passato, adesso non ci sono neanche più i chirurghi, si può dire. No, appunto, adesso è ancora peggio, perché gli dicono alla gente, se tu hai uno di Recanati o uno di Tolentino e gli dici che è aperto 24 ore su 24, secondo te cosa capisce il povero contadino delle campagne di Mazzangrugno? Che se sta male, piglia la macchina e va a Recanati o va a Tolentino. O va a San Severino, cosa deve fare? Cosa ha capito lui? Certo, dopo da lì se è grave lo smistano. Ma come fa a capire se è grave o no lui? Per cui va in giro... il medico di famiglia che può capire se è grave o no. Ma sì. Guarda che molti medici, molti colleghi, non hanno nessuna intenzione di andare a lavorare nei PAT. E sai cosa voglio dire? Sì. Sì, adesso ancora non se ne rendono conto quei Recanati, perché hanno prolungato il punto di primo intervento per altri 6 mesi con i medici ospedalieri. L'hanno prorogato illegalmente, perché non è previsto per legge. Adesso ci stanno arrivando le denunce della CIMO
perché non possono utilizzare i medici dell'ospedale per tenere aperti i PP, sguarnendo l'ospedale dove ci sono gli acuti. Ma lo capisci? Cioè, porca miseria, è una cosa talmente banale come una barca che ha due buchi. C'hai due mani, metti una mano su un buco e l'altra mano sull'altro buco e vai avanti. Ma se ti si apre un altro buco, non puoi togliere la mano con cui tappavi il buco precedente per andare a tappare il buco che è nato. Lo capisce chiunque. Certo. Moretti, veramente lei è una persona che si segue con molto piacere, ma io volevo a conclusione di questa bella illustrazione purtroppo di una sanità sempre più a rischio anche per l'utente, volevo sapere da lei due cose. La prima, se il cittadino deve rassegnarsi o ancora, oltre al cittadino, anche i dipendenti stessi degli ospedali devono rassegnarsi, o si può ancora lottare per ottenere o far ritornare indietro questa benedetta classe politica e farla rivedere delle proprie decisioni prese? E ti posso dare già una soluzione. Guarda, quando te la dico ti verrà da ridere. Perché noi non facciamo quello che stanno facendo? Cioè, perché noi diciamo sempre che quelli intelligenti li tengono sopra il tavolo, no? Quelli stupidi li mandano sotto il tavolo, no? Del partito. Allora, perché noi non utilizziamo il metodo che stanno utilizzando in Emilia-Romagna, dove c'è l'ospedale a Cattolica, c'è l'ospedale a Riccione, c'è l'ospedale San Giovanni Marignano, c'è l'ospedale a Torre Pedrera, c'è l'ospedale a Rimini, a Imola, a Falenza, a Cilena, a Forlimpopoli, a mi hai capito? Sì. Perché là ci sono gli ospedali dove ci sono le lungodegenze, cioè dove mandano gli ammalati dopo la cuffia dell'ospedale di Rimini, lo mandano là a fare la post acuzie. Cioè, perché funziona là? E qua no? A Cattolica c'hanno i medici per fare poi la lungodegenza. Ma se tu mi tieni due chirurghi a Pergola in un reparto, cosa ci faccio io con due medici chirurghi a Pergola io? Mi vuoi rispondere o no? Cioè, cosa se io voglio sgravare la chirurgia di Pesaro e di Urbino, devo mettere un congruo numero di medici chirurghi a Pergola, a Fossombrone e a Sasso Corvaro, dove posso scaricare tutti i pazienti chirurgici che ho mandato via da Urbino e da Pesaro e da Fano, giusto? Sì. Beh, quello che era avvenuto era... Ma non posso farlo con due medici. Cioè, lo capisci questo? Cioè, il problema certo. È lì. Vogliono fare le nozze coi fichi secchi, si dice. Ma a noi hanno tanto cantato per convincerci di spogliarci di molti reparti che dovevamo mirare sulla chirurgia ciclo breve, adesso ce l'hanno tolta perché anche quella compatibile con l'ospedale di comunità. Mi piace moltissimo la domanda che mi hai fatto, sei stato veramente gentile a farmi questa domanda. La chirurgia al ciclo breve è un concetto molto valido. Io per esempio sono stato ricoverato in un reparto di chirurgia a ciclo breve a Padova, no? Ovviamente, e mi sono andato a operare a Padova, dove chirurgia a ciclo breve mi hanno tenuto 3 giorni. Sai quanti chirurghi c'erano nella chirurgia a ciclo breve che giravano? 19 chirurghi. Perché c'erano 19 chirurghi? Perché c'erano 24 infermieri. Cioè, cosa vuol dire? Se io faccio la chirurgia a ciclo breve, vuol dire che devo operare di più di un reparto normale.
cioè in un reparto di chirurgia potrò fare un polmone, due polmoni al giorno, posso fare un fegato, posso fare due stomaci, di più non posso fare. Ci sei fino a qui? Sì, sì. Ora chirurgia a ciclo breve, che fa tutta la bassa chirurgia, se ci metto 15-20 chirurghi, sai quante robe smaltisco? Hai capito? Ma se ce ne metto uno di chirurgo a fare il ciclo breve, cosa? Intaso anche la chirurgia ciclo breve. Cioè, a Recanati, se volevano fare veramente la chirurgia a ciclo breve, cioè che facevano due tiroidi, quattro mammelle, tre emorroidi, quattro prolassi uterini, 10 ernie, mai capito, 50 unghie incarnite, 10 gastroscopie, 10 gastrectomie endoscopiche, hai capito cosa sto dicendo? Sì, sì. Ci volevano 12 chirurghi a ciclo breve, chiaro? Si attaccavano la mattina alle 7 e finivano alla sera alle 8 per fare la chirurgia a ciclo breve, perché dovevi fare le cose più veloci. Un polmone non lo puoi togliere in mezz'ora, mi capisci? Certo. E purtroppo... Un polmone ti ci vuole 4 ore. Allora, gli interventi acuti e complessi li dovresti fare negli ospedali Civitanova, Macerata e Camerino. Tutto il resto li dovevi fare in chirurgia breve, ma la dovevi potenziare. Invece Ciccarelli ha fatto la chirurgia breve sguarnendola di personale, hai capito? Sì, okay, è vero, perché Recanati mi sembra c'è il 2 massimo 3. Se tu vai a vedere, voi a Recanati avevate 4 o 5 chirurghi quando eravate in chirurgia. Come vi hanno messo la chirurgia breve? Siete andati a zero. È vero. Veniva Catalini da Camerino a operare, ti ricordi? E come no? Veniva Catalini e Sacco, e poi raccontavano che avevate migliorato la performance, che venivano da tutto il mondo a farsi operare a Recanati. Cioè, scrivevate queste cazzate. Sì, erano cazzate in mani. Il problema non era quello che ci veniva. Il problema di avere 7, 8, 10, 12 chirurghi a Recanati per fare la chirurgia breve. Cioè, io in genere mi faccio capire dalle persone. Sì, non si fa capire benissimo, anche perché spiega come stanno le cose. Senta Moniti, ma io quando le ho fatto la domanda, si può far rivedere questa situazione e organizzazione della sanità? Ci si può credere lottando che possa essere rivista? Oppure ormai questi sono ormai ciechi e sordi? Guardi, la risposta è molto semplice. Dipende da noi. Bisogna mandarli a casa. Questa gente qui capisce solamente quando vede gli articoli del Moretti sul giornale e si spaventano. Dice, oddio, non è che per caso la gente capirà e non ci vota più. Oddio, non è che la gente capirà che noi non sappiamo nemmeno che cos'è la sanità. Non so se mi hai capito cosa sto dicendo. Sì, no, perfettamente, questo è effettivamente. Noi purtroppo nelle Marche non abbiamo un'opposizione. L'opposizione è andata con loro. Cioè Pettinari, che era opposizione, se lo sono comprati, è diventato presidente della provincia. Quindi non c'è più opposizione da voi. Lo capisci? Sì, purtroppo questa è un'amara constatazione, è vero Moretti, non c'è più politicamente un'opposizione. Voi vi dovreste vergognare di avere questa classe politica e di aver votato questa classe politica. Voi dovreste prendere i forconi e mandarli a casa tutti. Oppure mandarli negli ospedali di comunità a lavorare o a stare nelle barelle quando stanno male, capito? Dopo questi qui quando stanno male non vanno negli ospedali di comunità, hai capito? Vanno nelle cliniche private, vanno, hai capito?
Sì, sì, ho capito molto bene. Vanno fuori. È vero, è vero. Ma senta, ma senta Moretti, ma quando lei diceva ma perché in Emilia Romagna non è uguale alle Marche, eppure noi qui ci stiamo. Perché lì quelli intelligenti li tengono sopra il tavolo, capito? Il tavolo, sì. No, però qui ma ci stanno in il tavolo è il fiume che divide Cattolica da Gabicce. È il famoso. Quelli intelligenti stanno dalla parte della Cattolica. Quelli che non sono intelligenti stanno da parte di sotto, da quest'altra parte, da quest'altra sponda. No, ma quando... li mandano qua da noi. Quindi la legge Meluzzi, di cui ci imbottiscono la testa dicendo ma è una legge nazionale, l'ha voluta Meluzzi, stiamo applicando la legge nazionale Meluzzi, ma per Emilia Romagna non vale la legge Meluzzi. Eh già. E allora anche qui è una balla dietro una balla. E certo, perché la legge nazionale va poi interpretata e razionalizzata sulla realtà. Noi abbiamo risparmiato milioni e milioni e milioni e milioni sulla pelle degli infermieri, dei portantini, dei medici. Non abbiamo assunto il personale. Abbiamo 180-200 milioni di soldi nascosti in giro nei cassetti in regione. Hai capito questa cosa? Noi abbiamo i soldi per fare tutto, ma ne hanno bisogno per fare altre cose. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Ah, bene. Chiarissimo, bene. Moretti. Non lo scrivono sui giornali che siamo in pareggio, che siamo la regione migliore del mondo, che abbiamo dato tanto. Guarda, quando c'è stato il terremoto, no? Ormai voi siete dentro il cratere, no? È come se voi foste sulla bocca di un vulcano, no? Si sono inventati questa cosa. La gente, i medici, gli infermieri, non avevano un piano dell'emergenza, non esisteva. Sono andati a lavorare lo stesso, perché ci avevano i fratelli, le mogli, i figli, i nipoti, i zii in giro. E tutti sono andati a lavorare, infermieri, portantini. Non li hanno dovuti precettare e non hanno preso una lira. Questo non l'hanno raccontato, ma sono andati in giro a farsi vedere in televisione che funzionava la sanità nelle Marche, ma non funzionava per merito di loro. Nessuna delle aree vaste aveva il piano di emergenza urgenza approvato. Hai capito cosa sto dicendo? Sì, lo so, se non era, dice lei, per l'azione volontaria di questi medici infermieri, col cavolo che... I portantini. Sì. Sì. E la gente l'ha visto questo, l'ha capito. E non hanno chiesto i soldi, gli straordinari, queste pugnette, non abbiamo chiesto queste cose. Abbiamo chiesto la dignità e questi sono andati in televisione a farsi belli, con Renzi, col Papa, quello sono riusciti a fare. Ma a mettere a norma gli ospedali non l'hanno fatto. Tutti i direttori sanitari delle Marche non hanno il piano dell'emergenza urgenza approvato. Adesso hanno incominciato ad approvarlo, quello che doveva essere approvato a gennaio del 2016. Io, per esempio, sono stato ieri a Fermo e l'abbiamo discusso l'altro ieri, martedì. Hai capito cosa sto dicendo? Martedì mi hanno chiamato per discutere il piano dell'emergenza urgenza del 2016. Hai capito bene? Faccio lo spilling? No, non c'è bisogno. Ho fatto mettere a verbale, vai a cercare il documento, che per favore noi chiederemo di discutere adesso quello del 2017. Mi sembra logico. Mi hanno detto che ne parleremo il 23, il 29 e il 2 di febbraio del 2017. Hai capito cosa ti ho detto? Non abbiamo ancora firmato quello del 16. Io gli ho già chiesto di discutere quello del 17 e mi hanno detto che ne parleremo alla fine di gennaio.
Ma non ci creda, che non sarà. No, ma noi siamo sulla bocca del cratere, capito? No, quando il giorno dopo siamo sulla bocca del cratere. Noi siamo nel buco, no, non nella bocca, nel buco del cratere, va. Fammi dire così, va. Moretti, io la devo salutare, è stato veramente piacevole parlare con lei perché ha dato una spinta, una verba. Io spero che ci siano tanti ad averci ascoltato questa sera, lo manderemo in replica, lo metteremo nel blog questo suo intervento, perché sia da non solo lezione, ma che la gente ci rifletta, cominci a capire, a ragionare, e un pochettino di rabbia se insorge dietro a quello che lei ha detto, a parte la rabbia, gente. Ragionamento. No, ma che cominci a ragionare, ma ragionare poi dopo ci vuole anche un minimo di reazione, una reazione che potrebbe essere la protesta, potrebbe essere il voto, potrebbe essere qualsiasi cosa. Ma speriamo che cominci a ragionare la gente. No, e abbia questo stimolo al ragionamento dopo quello che è stato detto anche questa sera da parte sua. Va bene, io la ringrazio. Saluto lei e i suoi ascoltatori. Le faccio tanti auguri e ci risentiremo presto perché è di grande aiuto per capire la sanità. Buonasera. Ci vediamo, Moretti. Ci vediamo. E sì, ringraziamo Moretti Luciano, che ripeto, l'ho detto soltanto all'inizio dell'intervista, è del sindacato CIMO dei medici, è un medico, ma sentite con quale verve, con quale passione, con quale anche schiettezza lui affronta il problema della sanità, per cui dobbiamo dirci tutti, no, disposti a capire ancora meglio come funziona questa sanità, quello che ci stanno propinando, rifilando, e quindi sempre più convinti di poter reagire, protestare, manifestare, testimoniare la nostra rabbia. Lui ha detto: bisogna prendere i forconi. Quando l'ha detto mi è venuto un sussulto, dice: come? Lo dicevo io, ero quasi preso per pazzo nelle rassegne online al mattino che bisognava prendere i forconi. E intanto vi do anche un annuncio, è uscito veramente un foglio, un dépliant, che spero che possa servire appunto anche per spiegare la situazione del nostro ospedale e le ragioni della nostra battaglia, la battaglia del comitato. Questo piccolo giornalino fatto di 4 facciate, una 4 piegata in 2, un foglio a 4 piegato in 2, dal titolo «Salviamo l'ospedale Santa Lucia». Ecco, vi prego, adesso lo distribuiremo in questi giorni a tutte le famiglie, anche come augurio di buon Natale, di buone feste. In fondo abbiamo anche un disegno di Luciano Interlenghi, dove si vede un omino su una scala che con un pennello copre la scritta ospedale e copre l'H dell'ospedale. È un gatto che guarda, come il gatto dell'Annunciazione del Lotto, si può dire, che guarda più che spaventato, in questo caso incuriosito, ma anche perplesso. Bella, brava Luciana. Facciamo appello, dice il comitato in fondo a questo giornalino, ai cittadini perché aderiscono al comitato Salviamo l'ospedale, per tenerci sempre in contatto, partecipare alle iniziative, essere tempestivamente informati, dare un contributo di idee. È sufficiente per chi vuole partecipare al comitato telefonare al 389 34 48 493, poi lo metteremo anche nel gruppo WhatsApp, per cui tutte le iniziative, tutte le comunicazioni che ci passiamo tramite il cellulare, tutti le possono leggere, tutti possono rispondere, tutti possono partecipare a questa rete di volenterosi. Io non so quanti saranno, però il comitato dà anche appuntamento alla mezzanotte del 24 dicembre, giorno della vigilia, davanti all'ospedale di Recanati. Non so quanti verranno, io ci sarò con un cartello Natale triste, ospedale chiuso.
magari ci scambieremo lì gli auguri, magari chi è cattolico e religioso può anche rinunciare quella sera alla messa, andrà magari alla messa il giorno dopo di Natale, anche se è una tradizione, magari alla messa della mezzanotte, però dobbiamo in qualche maniera testimoniare questa nostra volontà, e si può fare anche scegliendo, anzi lo si deve fare, scegliendo delle date scomode, degli orari scomodi, perché è lì che si manifesta e si avverte ancora di più l'interesse e la volontà di lotta da parte del cittadino. Quindi alla mezzanotte della vigilia di Natale, cioè di sabato prossimo, no, scambiamoci gli auguri davanti all'ospedale di Recanati. Siamo in 5, siamo in 6, non fa nulla, sono i 6 più volenterosi quelli che sicuramente continueranno a lottare, a dare corpo alle iniziative e quindi a organizzare le manifestazioni per la difesa dell'ospedale dei Granati. Tutti coloro che pensano che poi alla fin fine ci stancheremo non ci conoscono. Io sono dell'Ariete. Io ho 35 anni sopra le spalle di una radio che una persona normalissima, non mi voglio vantare, si sarebbe scrollata di dosso dopo qualche mese. Sono di una testardaggine impressionante che addirittura, no, a volte fa meraviglia a chi la manifesta, a se stesso. Per cui è difficile smontarmi, e come spero è difficile smontare tutti coloro, e ce ne sono tanti, che hanno questa volontà, questa forza d'animo, questa testardaggine. Quindi non vi illudete che prima o poi passa, non passa un corno, si va avanti, si va avanti.